tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Maltempo colpisce le Marche, allagamenti, frane, fiumi esondati e famiglie evacuate. Fanese coinvolto nel giro di spaccio, ecco le intercettazioni telefoniche che hanno incastrato la banda criminale che operava da Pesaro Ancona. False bollette Enel, inviate per mail, l'allarme di Confcommercio, fate attenzione alle truffe. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. La situazione più critica si è registrata nel sud delle Marche, con frane, famiglie evacuate e addirittura il crollo del soffitto di un centro diurno, ma per fortuna nessuno degli ospiti è rimasto ferito. Allagamenti anche a Marotta e a Fano, dove sono stati chiusi sottopasso del Lido e Viale Ruggeri. Le Marche da diverse ore sono sotto lo scacco del maltempo. 65 mm di pioggia caduti nella regione dall'inizio dell'emergenza maltempo con punte di 126 mm. La pioggia cade incessantemente dalla notte scorsa e le mareggiate flagellano la costa con forti raffiche di vento su tutto il territorio. A Fano le criticità si sono verificate nei soliti punti caldi, chiuso per mareggiata Viale Ruggeri, e il sottopasso del Lido per diverse ore è stato allagato ed il torrente Arzilla tenuto sotto osservazione. Da segnalare un intervento dei vigili del fuoco di Fano per svuotare uno scantinato nel comune di Mondolfo. A San Costanzo, in via del Breccione, ha procurato apprensione il Rio Grande, a pochi metri da dove due anni fa si ripresentò la medesima situazione che costò la vita ad un cameriere al rientro dal lavoro. Ma le criticità più impegnative si sono verificate nel sud delle Marche, in modo particolare nel Fermano, dove sono caduti 90 mm di pioggia in meno di 10 ore e la protezione civile è stata impegnata con due squadre e dove sono state chiuse al traffico 9 strade provinciali ed evacuate due famiglie dalle loro abitazioni. A Montefiore, nell'Ascolano, è crollato il pilone di un ponte sul fiume Aso. A Sant'Elpidio in Mare, dove diverse scuole sono state chiuse, problemi consistenti si sono registrati alla viabilità, soprattutto lungo la provinciale elpidiense e la faleriense, a causa di allagamenti e frane. Tragedia sfiorata a San Benedetto del Tronto, dove nella mattinata, a causa delle forti piogge, è crollato parte del controsoffitto del centro diurno Cadiser. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul fronte delle acque interne, sorvegliati speciali, il fiume Aspio nell'Anconetano, cresciuto di diversi centimetri in poche ore, e il Misa a Senigallia, dove il comune ha aperto il COC. Frane, allagamenti e smottamenti si sono verificati in tutta la regione, per tenere sotto controllo i quali la Protezione Civile delle Marche questa mattina ha aperto la sala operativa unificata di Palazzo Rossini. Il sistema ha tenuto comunque, per cui ora la maggior parte delle criticità sono state risolte o sono in via di risoluzione. Tutto il sistema operativo regionale della Protezione Civile si è attivato con la solita efficienza e capacità operativa, ha affermato nel pomeriggio l'assessore regionale Sciapichetti. E adesso torniamo a parlare dell'operazione Damasco che ha portato all'arresto di 19 persone per spaccio nelle Marche, perché oggi i carabinieri di Fano hanno illustrato maggiori dettagli delle attività di indagine e in particolare hanno parlato del collaboratore di giustizia residente a Fano che forniva la sostanza stupefacente alla banda criminale. Ma chi sono questi in generale? Qua è l'esclusivo io, qua non si muove proprio qualche cosa, chi sta parlando qua?
solo io ci sono, in tutta la cittadina. Uno dei boss arrestati nella maxi operazione dei carabinieri denominata Damasco, che ha visto l'impegno di 140 agenti di unità cinofile, intercettazioni ambientali e perquisizioni in 35 abitazioni, per cui sono state indagate 45 persone, è un collaboratore di giustizia residente a Fano, in quanto sottoposto a un programma di protezione. Un catanese affiliato al clan mafioso dei Santa Paola di 31 anni, il cui ruolo da boss locale è stato svelato da lui stesso in una conversazione intercettata dai carabinieri con alcuni suoi conterranei venuti dalla Sicilia. Perché qua io ho la forza di fare determinate cose, perché la persona che distribuisce qua è uno solo. E da uno solo, almeno l'esclusiva solo è mia. Vai. Perciò a oggi cristiani non ci n'è. Allora, l'indagine parte nell'ottobre 2014 a seguito dell'arresto di un soggetto qui in Fano che ha commesso più furti in esercizi commerciali. Questo soggetto si riforniva da droga proprio da questo collaboratore di giustizia, quindi è da lì che è partita l'indagine. I push sono tutti del luogo, magari hanno origini del sud Italia, ma sono comunque tutti del luogo. E il nostro collaboratore, grazie appunto alle sue capacità e grazie al suo carisma, è riuscito a mettersi lì alle sue dipendenze. L'indagine complessivamente ha visto 19 arresti e 45 deferiti in stato di libertà. Per quanto riguarda Fano, abbiamo eseguito 4 arresti in flagranza di reato, 4 ordinanze e 2 arresti in flagranza di reato nella fase di esecuzione delle perquisizioni, che ricordo sono state 21. La libertà di movimento che questo regime gli consentiva gli ha permesso di organizzare una fitta rete di pusher locali per lo spaccio della cocaina nel pesarese, per conto dell'organizzazione con a capo Salvatore Fontana, che importava droga dall'Olanda, arrestato nell'operazione Damasco. Ai 45 indagati contestato l'articolo 74, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, e non il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, ma le metodiche della banda erano quelle di Cosa Nostra. Tu cammini nella macchina, poi fu tutto il soldo, che ti presentano. Ah, vabbè, ti presentano. Ti fanno capire che cosa puoi venire, che cosa puoi venire. Non è stato contestato il 416 bis, quindi i reati associativi, ma le modalità utilizzate da questi soggetti sono associatamente affini ai metodi utilizzati dalla criminalità organizzata di natura mafiosa, quindi intimidazioni, quindi supporto legale ai soggetti che venivano arrestati, estorsioni e intimidazioni. Stroncata così dai carabinieri questa rete di spaccio divenuta in breve tempo radicata ed estesa nella città, anche grazie alle notevoli capacità di approvvigionamento del collaboratore di giustizia, che gli consentiva di far arrivare in breve tempo ingenti quantità di coca sulla piazza di Fano. Beh, quello che abbiamo tentato e sicuramente siamo riusciti a fare, dare un segnale al territorio, dimostrare che comunque il controllo c'è soprattutto nei confronti di soggetti che provenienti dal sud Italia con dei percorsi criminali importanti tentano di ramificarsi sul territorio, quindi questa è la risposta dell'Arma dei Carabinieri. E un incidente si è verificato questa mattina in Viale Gramsci a Pesaro, a pochi passi dalla sede della provincia. È accaduto intorno alle 8, quando un'Opel Corsa che si è messa sul viale è stata centrata da un autobus adibito al trasporto scolastico. L'auto ha riportato grossi danni alla carrozzeria, mentre la donna che era al volante è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi. Gli studenti invece, che sono rimasti illesi, hanno proseguito a piedi. In 26 tra presidenti di gruppi, consiglieri ed ex consiglieri regionali delle Marche in carica fra il 2010 e il 2012 verranno processati per responsabilità erariale dalla Corte dei Conti per un presunto danno complessivo di oltre 440.000 euro. È la conclusione dell'inchiesta della Procura regionale della Magistratura Contabile sulle cosiddette spese facili. Intanto l'assessore regionale a bilancio Fabrizio Cesetti ha annunciato che ad aprile verrà portata in consiglio una proposta di legge per il totale azzeramento di qualsiasi risorsa destinata ai gruppi consiliari. Cambiamo argomento. La Confcommercio ha lanciato l'allarme delle false bollette Enel inviate per email. Questa sera cerchiamo di farvi capire come riconoscerle in questo servizio di Lino Balestra. È l'ultima novità in fatto di truffe telematiche. Sembra una bolletta di fornitura elettrica ed invece è un virus che ti blocca il computer o il telefono cellulare.
Nelle caselle di posta elettronica di migliaia di consumatori stanno arrivando quelle che, ad uno sguardo poco attento, sembrano normali bollette dell'Enel, con tanto di importo, codice cliente, codice fiscale e quant'altro. Tutto assolutamente falso. La mail invita a scaricare la finta bolletta, ma se lo si fa, invece si spalancano le porte ad un virus capace di bloccare i dati del computer e da quel punto, per sbloccarlo, si deve pagare un riscatto, una truffa vera e propria. Allora, come Enel, voi siete a conoscenza di queste mail che stanno arrivando su cellulari, su mailbox, insomma, questo è a vostra conoscenza? Sì, siamo a conoscenza, alcuni clienti ce l'hanno già riferito, sono arrivate persino a noi, sia a me che alla mia collega. Sono mail che inducono a cliccare su link o ad aprire allegati che, eludendo i controlli degli antivirus, si installano poi i virus stessi nel PC, contengono dei dati falsi, quindi dal numero cliente ai consumi, tutto quanto, è tutto falso. Questo tentativo di phishing, così si chiama questo tipo di truffa, non è il primo. Tempo fa arrivavano false mail con il logo delle Poste Italiane chiedendo codici e numeri di conto. E oggi, come allora, Enel precisa che le sue procedure non prevedono in nessun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari o codici personali. La raccomandazione perciò è quella di non cliccare sul link segnalato nella mail e che a disposizione degli utenti ci sono i numeri verdi 800 900 800 oppure 800 900 860. Offrite assistenza a quanti o per questo motivo o per altri vogliono venire qui da voi e avere un contatto diretto. Esatto, poiché il frontespizio della bolletta è diverso, le persone, i clienti collegano le due cose che invece non hanno veramente nulla a che fare. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti ieri sera a Calcinelli di Saltara per spegnere le fiamme divampate al distributore Eni di via Flamini. Ad andare a fuoco intorno alle 20.45 è stata l'insegna, ma per fortuna l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il peggio, perché se le fiamme si fossero propagate ai distributori di carburante si sarebbe rischiata un'esplosione. Si chiama Un chilometro per Filippo ed è l'iniziativa organizzata dagli amici di Filippo Palazzi per ricordare il 44enne fanese stroncato da un malore domenica scorsa durante una gara ciclistica amatoriale in Romagna. Come si legge in un post pubblicato su Facebook, questa marcia vuole essere un gesto simbolico per onorare un vero ciclista e una splendida persona, scrivono gli amici. Il ritrovo previsto è per domenica 27 marzo alle 8.15 al centro commerciale di Sant'Orso. Sempre a Sant'Orso, domani alle 15 verranno celebrati i funerali di Palazzi. E adesso vi facciamo vedere un video che ci ha inviato un nostro reporter di strada, un video che è stato girato in Piazza Unità d'Italia a Fano. Il nostro segnalatore ci ha scritto: questo è quello che succede tutti i giorni quando i nostri figli escono dalla scuola Matteo Nuti, figuriamoci quando piove. Infatti, come potete vedere da queste immagini, i ragazzi sono costretti a camminare in strada perché gli automobilisti parcheggiano lungo il marciapiede. E vi ricordo che le vostre segnalazioni per la nostra redazione sono fondamentali e vi ricordiamo ancora una volta come poterlo fare. Potete inviarci un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250 oppure tramite mail a redazione@occhioallanotizia.it. E l'edizione del nostro telegiornale questa sera termina qui. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.